Nuoto, Energy Force Wim, Pellegrini sul podio dei 100 SL, detti re dei 400. Seconda nei 200, alle spalle di Sarah Sjöström, terza nei 100 SL, dietro all'olandese Ems Kerke e all'ex N.1 del mondo Kate Campbell. Ultima giornata a Roma, Federica Pellegrini resta ai piani alti della velocità. Dopo il saluto alla sua gara nella giornata inaugurale, si ripete con un tempo, 5.424, che introduce il suo futuro natatorio. La deviazione verso la velocità pura è in atto, serve un allenamento specifico per scoprire il limite. 5.345 per la Ems Kerke, a confermare il livello della prova. La miglior performance è senza dubbio quella di Gabriele Detti. Avvicina il crono mondiale, mette in scacco Romanchuk, argento a Budapest sui 1500, e tocca davanti. 34.440 nei 400 per il bronzo iridato, con Paltrinieri, poi impegnato anche nei misti, quinto. La rana azzurra è in salute, possiamo schierare, al maschile, una doppia carta. Scozzoli, primo ex equo sulle due vasche, si ripete nei 50, grande impressione anche in Ungheria, e archivia la prova in 2702, non lontano dal Sudafrican Van der Burg. Nei 50, al femminile, Castiglione a 3.094, 35 centesimi di ritardo dalla Melutite. Codia è secondo nei 100 farfalla, 5.156, duello avvincente con le Clos, 11 centesimi più veloce. Sciaddetta il passo anche nei 100 SL, 4.838. Podio nobile con Adrian e Chalmers, Orsi quinto, Dotto ottavo. Non solo Castiglioni e Pellegrini, spiccano anche Quadarella e Di Lindo. La prima, nei 400, 40.974, si arrende solo alle Smith. La seconda, nei 100 farfalla, alza bandiera bianca al cospetto della Sjöström, vittoria anche nei 50, ma precede nettamente la connazionale bianca. 5.814 per la Di Lindo. Infine, terzo posto per l'Italia nella 4x100 SL mista, condotto, Orsi, Pellegrini, Ferraioli. Il marchio della Divina per blindare la posizione. Resto del mondo al comando della graduatoria generale, 453 punti, poi USA e Italia. Festa di sport, finalità importanti.